non hanno tutti, cosa volete che vi dica? Maurizio arriva bene, potrebbe all'anagrafe cambiare cognome, in Maurizio finisce male. Poi, per la verità devo dire una cosa, adesso sono 14 qualche cosa, a ora un comunicato ufficiale della Ferrari non c'è. Sicuramente gli amici della Gazzetta dello Sport hanno dato una notizia fondamentale. Si sapeva che c'era una situazione all'interno del reparto corsi di Maranello che necessitava di un chiarimento, e a quanto pare questo chiarimento, a proposito di arriva bene, barra finisce male, Pinotto, Gianni e Pinotto e così via, insomma è arrivato, o nella forma ufficiale appunto sta per arrivare. Sì, comunque arriverà il comunicato che trasforma arriva bene in finisce male. Adesso seriamente è un passaggio molto delicato per la Ferrari, perché non manca molto alla prossima. Ma tu te lo aspettavi, Leo? Sì. Io mi aspettavo che alla luce di tutto quello che era emerso nei mesi successivi alla scomparsa di Sergio Marchionne ci dovesse essere un chiarimento, perché era troppo evidente. Se vuoi, anche come dite voi che avete studiato, che siete bravi dal body language dei personaggi, che a Maranello c'era una situazione non positiva, nel senso che nelle fasi migliori della storia della Rossa, vedi Jean Todt con Ross Brown, c'è sempre stata, o Enzo Ferrari con l'ingegner Forchieri, c'è sempre stata una simbiosi tra chi governava il reparto corsa nel ruolo team principal e chi ne aveva la responsabilità tecnica. Certo. Era la sensazione che avevamo tutti, che poi è stata scritta sui giornali, raccontata in televisione, narrata, sviscerata sui siti web, era che questa sintonia fosse venuta meno, quantomeno vacillasse. Quindi in un senso o nell'altro gli azionisti dovevano prendere una decisione. Sì. E per quello che sappiamo è stata presa, speriamo che gli effetti siano positivi. Lasciami dire una cosa, perché io poi ci tengo molto, a me non piace partecipare ai linciaggi postumi. Io ho conosciuto molto bene Rossi, vabbè, ho conosciuto quando era ancora fuori dal reparto corse Ferrari, ma già si divide gran premi per conto dello sponsor tabaccaio, quindi certo, è una conoscenza vecchia di 30 anni. È una persona che ha la Ferrari nel cuore, il sogno della sua vita era riportare la Ferrari al titolo mondiale, ci è andato vicino ma non abbastanza, sicuramente ha commesso degli errori, alcuni anche proprio di natura caratteriale, ma lo dico con molta serenità e anche con una punta di dispiacere, massimo rispetto, perché è una persona che alla Ferrari ha voluto e vuole bene. Sì. Dopodiché, ripeto, non si può governare, in questo caso non una squadra di calcio, ma una scuderia di Formula 1, se chi ha le responsabilità più importanti non ha un'intesa perfetta. Certo, questo è evidente. Va anche detto che, insomma, arriva bene, non è che abbia fatto così a guardarla sul medio periodo, lungo periodo, cioè il suo regno sul muretto della Ferrari non è che abbia fatto poi male, perché ha preso una macchina che non andava, è diventata una squadra estremamente competitiva, è mancato il titolo mondiale, poi per dovere di cronaca a Monza quel giorno probabilmente è finito tutto, anche quel brandello di buoni rapporti che c'erano tra Binotto, responsabile del settore tecnico, Maurizio arriva bene, team principal, tra l'altro Leo, per ricostruire la storia, Binotto era già stato scelto da Sergio Marchionne come erede di arriva bene, no? Dobbiamo dire due cose, Carlo. La prima, che tu hai segnalato giustamente, nella gestione di arriva bene, che è durata 4 anni e che ripartiva dalle macerie, perché non dimentichiamo che nel 2014 la Ferrari era doppiata sistematicamente dalla Mercedes, ha vinto 14 Gran Premi la Ferrari in questo periodo e ha lottato per il titolo purtroppo non fino all'ultima gara, sia nel 2018 che nel 2017. Questi sono numeri, sono dati di fatto. La stagione 2018, l'ultima della Ferrari in termini di risultati, prestazioni, pole position eccetera, è stata la migliore degli ultimi 10 anni. Poi chiaramente hai perso perché c'è stato qualcuno che è stato più bravo di te, hai capito? Sì, che poi sono sempre gli stessi, non sei ancora riuscito a batterli. Che è la Mercedes, che è Lewis Hamilton.
Allora, il punto di svolta è la fine improvvisa di Sergio Marchionne. Adesso qui bisogna stare molto attenti, perché io vedo già che c'è chi dice: ma era Marchionne che voleva questa soluzione, aveva già deciso lui che non avrebbe rinnovato il contratto, arriva bene, avrebbe promosso Pinotto. A me non piace mai quando fanno parlare i morti, ti dico la verità. Questa è una decisione che è stata presa dai vivi, in particolare da John Elkann e da Piero Ferrari, che sono i due principali azionisti dell'azienda, hanno un patto di sindacato, controllano la Ferrari. Questa è una decisione riconducibile interamente al presidente e al vicepresidente della Ferrari. Perché dico che il punto di svolta è stata la perdita di Marchionne? Perché Marchionne aveva dato una sua impostazione alla Formula 1, al reparto corse, ed è vero, questo è vero, che Marchionne considerava più importante la figura del direttore tecnico rispetto a quella del team principal. Sì. Era una sua convinzione, che possiamo discutere all'infinito, lui lo disse anche con me. Non era una cosa che riguardava le persone. Marchionne diceva: per me all'interno del reparto corse la figura di riferimento è il direttore tecnico, è quello che mi deve garantire che la macchina sia competitiva in pista. Il team principal è un gestore. Questa era l'idea di Marchionne, che io ad esempio mica condivido, perché Jean Todt non era un tecnico, ma è stato assolutamente fondamentale nell'epopea della Ferrari. Sì, poi arriva bene, aveva rapporti, e questo è un altro punto. Non era molto certo marginale. No, ma aveva poi rapporti, diciamo, tra molte virgolette, politici con l'establishment della Formula 1, che non so se Binotto avrà, questo è un altro interrogativo. Guarda, possiamo allora, lì, no? Mattia Binotto è in Ferrari da oltre 20 anni. Io lo conosco praticamente, è entrato con i garzoni, con il garzone di bottega, con le braghe corte, no? Sì. Anche lui quindi ha il DNA Ferrari, è sempre stato un ragazzo con le idee molto chiare, con una grande ambizione, diciamo anche questo, nel senso che è una persona che voleva raggiungere determinati traguardi. Io penso che abbia sia le qualità che, diciamo così, lo stile per gestire il ruolo. È evidente che quello che è accaduto sta per accadere, dato appunto che non c'è un comunicato ufficiale. Passa via qualunque alibi, però, certo, perché Binotto certo, si trova davvero una concentrazione di potere nelle sue mani, il principal è responsabile dell'area tecnica, al di là della ripartizione delle deleghe, che quantomeno dal prossimo 17 marzo... Ebbene, se lo mette contro il muro delle responsabilità... Insomma, qui, come diceva un collega scrittore di Pardo, qui si parrà la sua nobiltà, hai capito? Nel senso che adesso... non sarà più possibile dire: ma è qualcun altro. No, palle non ce n'è. No, io sto leggendo anche qualche WhatsApp. È la nuova politica della famiglia Agnelli. Marotta stava alla Juventus come arriva bene, stava la Ferrari, a casa tutti e due. Oppure ce n'è uno molto meno, cioè un po' più prosaico: alla Ferrari hanno mandato via Raikkonen, arriva bene, ma l'unico da sfanculare era quel pippone del Crucco. Tutto intero, Sebastian Vettel. Questa è una posizione equilibrata. Posizione equilibrata, espressa in perfetto francese, certo, naturalmente. Oxfordiano. Beh, no, allora, guarda, due cose. Una per onestà di cronaca. Dato che Binotto è interista, quindi mentre arriva bene Juventino, il titolo potrebbe anche essere la Ferrari agli interisti. E noi interisti, come i ferraristi, siamo abituati a perdere, perché voglio dire, Marotta poi ha vinto 7 scudetti. Questo non è un grandissimo augurio, No, ma lo dico da interista: Marotta, la Juve, 7 scudetti di amici, arriva bene, purtroppo il mondiale della Ferrari non li ha vinto. Dobbiamo dire anche questo, se no non siamo, no? Discorso dei piloti, ecco, attenzione. Io ho sempre detto che Vettel nel 2018, in una fase chiave del campionato, ha commesso degli errori molto gravi. Io ho sempre detto che nel 2018 Hamilton gli è stato superiore. Gli è stato superiore non quando Mercedes aveva la vettura migliore. Certo, gli è stato superiore quando Mercedes era un filo sotto in termini di prestazione e Hamilton è riuscito a fare dei risultati eccezionali. È ovvio, a maggior ragione alla luce di questi eventi, che il 2019 è decisivo anche per me. Nel senso che lui poi è al quinto anno. Anche lì alibi zero, come per Binotto, mio caro. È il quinto anno alla Ferrari per Vettel. Si trova accanto un pilota nuovo, giovane, affamato come Leclerc. Quindi dovrà anche, diciamo, occuparsi e preoccuparsi della relazione con il partner. Con Kimi si conoscevano. Vettel sapeva che cosa valeva Kimi, aggiungo io, tantissimo. E non solo svuotare la vodka in mia compagnia, però insomma non era una sorpresa per sé il rendimento del santo bevitore.
con Leclerc è tutto nuovo. Senti, ma ti risulta come ho letto che insomma Vettel fosse molto più vicino ad arrivare bene che non a Binotto, e che comunque con il nuovo responsabile i due piloti partiranno alla pari, cioè non ci sarà tutta questa indulgenza iniziale nei confronti del tedesco? No, allora guarda, queste sono tutte cose che vanno decriptate, come dite voi, che avete anche Tazzon, visto che c'è Pardo, mi spiego. L'ultima fase della stagione scorsa, la Ferrari sicuramente ha avuto anche un problema di sviluppo con la macchina in alcune gare, cioè nella fase conclusiva del campionato non era all'altezza delle innovazioni introdotte da Mercedes. Vettel questa cosa l'ha detta, l'ha segnalata, l'ha fatta notare, ma devo dire correttamente, perché lo vedevamo tutti. Cioè, se tu arrivi fino a Monza, che la Ferrari lotta sempre per la pole, a Monza era prima fila, non accadeva da quasi 20 anni, bla bla bla, e poi nelle corse successive in qualifica quasi sempre Hamilton c'ha 5 decimi di vantaggio sulle due macchine rosse, vuol dire che c'è qualcosa, no? E beh, che lì era sotto gli occhi di tutti, Leo, dai. Bene, allora, come c'era già questa situazione di disagio all'interno della scuderia tra Arrivabene e Binotto, siccome chi era, diciamo così, vicino ad Arrivabene faceva capire che era un problema di macchina, altri dicevano no, ma è stato il pilota che ha sbagliato. Vettel ha detto pubblicamente quello che ti ho ricordato poco fa, certo, ma sono stata la macchina che alla fine, no? Allora qualcuno ha fatto 2 più 2 è 4, ha detto allora Vettel sta con Arrivabene, non sta con Binotto. Binotto è un intelligente, non ha nessun interesse a mettere in difficoltà Vettel, sarebbe un suicidio. No, questo è evidente, però poi attenzione, perché c'è l'incognita Leclerc, perché io sono molto curioso di vedere come il ragazzino andrà quest'anno. Tutti siamo curiosi, e penso che questo, guarda, lo dico perché ci fanno tante leggende, cioè la Ferrari in realtà, anche quando c'era Schumacher, non è che Schumacher gli dava una macchina che era diversa da quella di Irvine, Barrichello e Massa all'inizio della stagione. Perché lui era nettamente più bravo di quegli altri. Lui era andato forte. Poi è chiaro che dopo, nel corso della stagione, quando lui era avanti in classifica e compagno di squadra dietro, se puta caso c'era l'esigenza che il compagno di squadra dovesse dargli una mano, gli dicevano: no, ricordati che il capo è quell'altro, hai capito? Come hanno fatto con Tappos quest'anno, no? Tappos Bottas. Sì, loro in Mercedes l'hanno esasperata, perché addirittura dalle primissime gare del campionato, se Bottas commetteva l'errore di stare davanti a Hamilton, lo rallentavano. Ma si sparavano nelle gomme, sì. Ma sì, sono sofismi. Quello che voglio dire io è che comunque all'inizio la Ferrari ti dà la stessa macchina. Cioè, se Leclerc vanno a Melbourne in qualifica, è più veloce di Vettel, parte davanti a lui, hai capito? No, non inventiamoci delle cose, tutte così costruite. Io capisco che ormai viviamo in un'era della cospirazione permanente, del complotto dietro l'angolo, della congiura, la manina, la manona, ma qui non c'è nessuna manina, non c'è nessuna manona. Se un pilota di Formula 1, se hai il piede più pesante, stai davanti. Tutti vogliono vincere.